Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo al Ruzza Watch Day per questo evento incredibile. Sentiamo cosa ne pensa il nostro inviato speciale da Miami, Marco Cappelli. Sì, sì, è incredibile quello che è riuscito a fare Lorenzo Ruzza per questa incredibile giornata. Vediamo tantissime le persone arrivate da tutta Italia per questo incredibile evento. Sentiamo un attimo cosa ne pensa anche il nostro inviato da Genova, Simone Salvai. Ma la verità, oggi e solo oggi, sarà la verità. Il Ruzza Day. Bravo, Simone! Bravo! Non ancora finire, cazzo! Il Ruzza Day. Vincerà sulla partita nazionale? Però c'è un comune denominatore tra i due eventi. Si gioca Italia-Svizzera oggi. Sappiamo che la patria dell'orologi è la Svizzera. Diciamo che da una parte c'è la competizione tra Italia e Svizzera, dall'altra c'è la comunione tra Italia e Svizzera, creata proprio dal nostro ministro del benessere, l'onorevole Lorenzo Ruzza. Quindi andremo a vedere poi se vincerà la pace o la guerra tra le due nazionalità. Ragazzi, comunque è tardi, veramente tardi. Chiamiamo il taxi, let's go, ok? Ci vediamo direttamente al Ruzza Watch Day. Viva Gururandia! Una rissa in corso. Pensavo di rischiare la vita, raga. Vai fuori a fare le foto che mi sono rotto il cazzo. Io benedico la vita di Simone, benedico la sua anima, la sua mente, Signore. Che tu sia ricordo il giorno della creazione, quando tu l'hai creato e messo nella pancia della sua mamma, Gesù. Gesù è la unica via e la verità, giusto? E il diavolo è quello che vuole ingannare le persone. Ok. Capisci quello che voglio dire? Che Dio ti salvi, Simone. Speriamo, speriamo. La ringrazio. Gurulandia! Gurulandia! Oh, Gurulandia! Il tuo podcast preferito? Certo. Non me ne frega niente. Gurulandia! Gurulandia! Ma va a cagare! Eppure questo podcast spacca. Ascolta, Gurulandia! Mi hai capito bene? E parte così la nostra giornata verso il Ruzza Watch Day. Allora ragazzi, incredibile, ditemi se non è il destino questo. Abbiamo preso un van, un taxi, un Uber per andare... No. Ok. Allora ragazzi, incredibile, ci sta... Niente. Abbiamo preso un autista. Un autista qui a Milano per andare all'evento e ci ha appena detto che lavorava anche lui per Lorenzo Ruzza. Cioè una roba... Allora, io dico, ce ne saranno di driver a Milano? Ma guarda caso... Noi... Questo è l'universo che ascolta, è il destino. Senti, ma cosa facevi per Lorenzo? Insegnavo gli orologi durante il Covid perché i corrieri erano full e li consegnavo io. Incredibile, sì, tutto sta tornando, ragazzi. Tutto perfetto. Diamo un giro di là. Come hai fatto? Dai, fammi vedere. Guarda, Marco. Fammi vedere. Io, incredibile. Guardate, sto morendo di infarto. Sto morendo di infarto. Come va? Tanto perché da stamattina che litigo con tutti, cazzo. Sei già nella fase del pentimento. Sono già pentito. Sì. Sono in buscetta. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Amico Marco. Grandi ragazzi. Cioè, aspetta. Maruzza, sono distrutto. Sono totalmente distrutto, cioè, ragazzi. Bene, sì, allora sono già disintegrato, distrutto. Sì, vieni qua. Ci ho provato a stare. Io ho il fiatone, ma si è messo a correre, un pazzo scatenato. Fuori. Comunque, bellissimo, ragazzi. Avete visto le persone? Quante persone è riuscito a radunare Lorenzo con un singolo evento, è una roba incredibile. Vediamo già un bel po' di parco macchine interessante. Una STO. Abbiamo Lollo, vieni. Vieni qua. Come stai? Bene, te? Ma cioè, sono arrivato Lorenzo, mi ha fatto fare una corsa incredibile. Ho visto. Per vedere tutti, sì, è assurdo. Però, come... Posso farti una primissima intervistina, veloce. Cioè. Come è riuscito, secondo te, Lorenzo a radunare così tante persone
per un evento come questo. Cioè, una roba incredibile, non si era mai visto prima. Marco, è quello che ci siamo detti sempre io e te. Credo che il personal brand sia l'essenza per il successo in questo periodo. Lui ha mantenuto costante la fama sul suo personaggio per un motivo: non ha perso credibilità e non ha venduto il suo prodotto prima di un determinato tempo. Il Ruzza Watch, ecco il Ruzza Watch Day. Siamo qua da 10 minuti e abbiamo già perso Marco Cappelli. Dov'è andato Marco Cappelli? Ragazzi, 10 minuti che siamo qua, io l'ho perso. Mi ha lasciato da solo qua. Dov'è? 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 Ma ti rendi conto che cazzo hai creato? Cioè, guarda che cazzo hai fatto. Sono addirittura anch'io sconvolto. Tu pensa che i ragazzi, alcuni, già 30 persone, erano qua da ieri sera, stanotte, accampati fatto... con le tende, alcuni hanno dormito in macchina. Chi sono? Chi sono? Gli eroi sono loro. No, raga. Sono eroi. Aspetta, c'è anche una signora. Dov'è? Dov'è? Come non c'è più? È andato a Torino, eh? No, è andato un attimo. Lui è qua da ieri sera. Chi? Lui? Anche loro. Grandi ragazzi, grandi. Stretta di mano. Ma come mai? Cioè, cosa ti ha spinto a venire qui ieri sera a dormire? Perché? Ma perché? Io voglio sapere il motivo, cioè cosa c'è dietro? Il talismano del benessere, per forza. Allora, io penso di essere, a parte tutto, quando si scherza, si ride, però penso di essere un esempio positivo per questi ragazzi. Certo, ma siamo venuti in gita alla Pinacoteca di Brera, siamo scappati solo per salutarlo. Grande. Senti, ma una domanda che voglio fare, no, davvero, questa è seria. Allora, dopo abbiamo un sacco di ospiti, eh. Chi abbiamo? Chi ci sarà oggi? Allora, abbiamo Fedez, abbiamo Lazza, abbiamo Emischilla. Abbiamo Steven Basolari. Maranza? Maranza, sì, vengono i mister di zona. Andrea, già lo sai. E il fresco di zona. Chiaro. Più rimasti che troviamo qua. Cos'è che hai detto? Guarda che ti schiavolevo la collana, fra. Era un buio che va in prova. Faccio brutto pure in camera, non mi interessa, io non ho paura. È arrivato anche il fresco di zona, ragazzi. Allora, fresco, sei pronto? Fresco di zona, guida Ruzza, raga. Grande. Sei pronto a entrare? Fra, io sono sempre pronto. Entri. Certo che entro. Che orologio hai al polso? Non ho nessun orologio. Bravo. Sono pronto a riempirmi. Bravo, bravo. Siete i primi. Sì, sì. Avete capito cosa dovete fare dentro? Vi hanno spiegato tutto? Sì. Chi vuole riassumere, dai? Non io, tu. Vai. Allora, dobbiamo entrare, prendiamo il nostro Ruzza Watch assicurato, perché siamo i primi della fila, e poi usciamo e poi possiamo scegliere se comprarne un altro, okay, oppure niente, abbiamo finito l'evento. Ok, ok. Chi arriva dopo di voi, sapete cosa deve fare per avere il Ruzza? Deve pescare nelle palline e ha 3 opportunità. Una volta pescato ci sono 3 possibilità. O puoi vincere il Ruzza Watch gratuitamente, oppure puoi avere il 50% sul Ruzza Watch, quindi sarebbe il secondo premio, oppure hai perso. Cosa succede? Abbiamo poi 2 postazioni, tutto super organizzato. L'accompagnatore prenderà la persona, vedrà la pallina, ci sarà un notaio che garantirà la veridicità delle cose. L'accompagnatore porterà lì dove c'è sia il premio di consolazione per chi non vince nulla, abbiamo preparato dei gadget, Ruzza ha preparato dei gadget molto belli, lì si vinceranno invece. Quindi qualcosa si vince comunque. Si vince comunque, okay. Lì si vincono i Ruzza Watch, invece per chi vuole acquistare al 50%, se vuole, può prenderlo in cassa. Top. Allora, devi andare più piano, io muoio a starti dietro. Ma devi un po' più sportivo. Cioè, ho capito. Io mi alleno, da lunedì a venerdì. Quanti saranno per ora, lo sai? Ma non tanti, Voi siete gli ultimi in fila? Sì. Da Roma siamo. Da Roma? Da Roma, grandi. Chiediamo un po'. Intervistiamo sempre i primi, io voglio intervistare anche gli ultimi. Invece. Perché gli ultimi... Saranno i primi, bravo. Grande. Senti, ma secondo te, ora, voi sarete il numero più o meno quanto saremo qua, non lo so. 400. Ne farà entrare quanti alla volta? Secondo me, allora, 20 alla volta, ma secondo me arriveranno dalle 1.500 alle 2.000 okay, persone. L'evento parte ufficialmente alle? L'evento parte alle 16.45 e perdura fino a mezzanotte. Poi, aspetta, con un notaio e un funzionario dell'agenzia delle entrate all'interno. Se io non riesco a finire, ovviamente chiedo se è possibile al funzionario di rimanere ad oltranza. Quindi può essere che andiamo avanti fino a domani mattina. Ma sì, facciamo l'after! Il Ruzza after! Grandi, dove venite voi? Bergamo. Bergamo, sentiamo un po'. Veneto. Veneto.
Napoli! Bologna! Bologna! Qualcuno toscano? Nessuno! Voi da dove venite? Dalla Sicilia con furore! Da qui, da qua vicino, da Limbiate! Vercelli! Vercelli! Dalla Svizzera! Svizzera! Indovina! No, da... no, di Napoli sono! Da Schio! Schio! Schio, Schio, Schio! Te sei qui per Sfera o per Ruz? Per Sfera! No. Voi da dove venite? Brescia. Brescia, Brescia, Brescia. Guarda, guarda, guarda che eleganza. Come mai così elegante? Beh, per il Ruzza Watch. Sei pronto a entrare? Certo. Sei agitato? No, no. Sai come vincere il Ruzza Watch? No. Non te lo anticipo. A te da dove vieni? Dalla Calabria. Dalla Calabria, dalla Calabria. Già, cazzo, da tutta Italia. Ma cosa ti ha spinto dalla Calabria? Per il Ruzza Watch. Ma guarda che sibila di brutto, è un crotalo. Com'è questo orologio? Come mai l'orologio falso? Ma è originale, secondo me. A Bologna li vendono. Vedi, guarda. Dove telecamera? Non Explorer, Explorer. Grande. Ve lo spacchiamo, lo spacchiamo. Dai, Ruzza, spaccalo! Spaccalo! Attenzione, no, Da dove venite voi? Bologna. Bologna. Pensa a venire da Bologna per vedere, per farsi distruggere loro. Cosa è riuscito a creare? Gente da tutta Italia che arriva per... Oddio. Occhio al palo. Ci portiamo occhio al palo. Assolutamente il palo. Era il palo. Ti occupi di che tipo di e-commerce? Prodotti fisici. Ai 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 ai. Siamo qua per vincere. Che diversa. C'è fermento. Sì, esatto. C'è fermento. Ragazzi, siete pronti o no? Sì. Oh, senti là, dai, oh, dai. Oh. Simon Leopard. Personalizzato, ho fatto anche una canzone, un singolo intitolato Solo Cavalle, è uscito su Spotify perché io sono dell'idea che le belle donne bisogna avere sempre la coda dura, se no cosa te ne fai delle belle donne? Le belle donne io l'ho paragonate alle cavalle. Molto bene, molto bene. Ma tu hai visto anche te da qualche parte? No, meno mio amico. Quello dell'auto abbronzante. Sì. Me l'hai fatto te? Beh, te l'ho fatto io, infatti mi ricordo. Esatto. Ma senti, ho visto dentro, sei andato dentro, c'è un delirio, c'è un casino della mano. È allucinante. Cioè, sei il protagonista e ti vedo... Sto qua. Voglio lasciare la scena a mio fratello. A quello fake. Assolutamente, quello fake. Giustamente. E te giustamente stai qui, te la rilassi. No, io mi rilasso, mi bevo il gin che tra l'altro è buonissimo, è veramente buono. Prego. Sei uguale, cazzo. Cazzo, purtroppo ho questo difetto qua. Che la voce. Grande. Vai fuori a fare le foto che mi sono rotto il cazzo io. Foto no. Scusa, sono un attimo confuso. Niente foto, niente foto. Ma come cazzo sei conciato? È caldo, ho lo scappo, ragazzi, tu mi hai detto, dress code? Ma io, con le calze! Il calzino! Il calzino però... Ma non si so, pensi, si sta. Ma il calzino è per far vedere che sono svizzero. Che grosso anche te, sì, grossino. C'è attenzione nell'aria. C'è attenzione. Lei che ne pensa? Ah, forse lui? Forse è lui, Forse è lui, attenzione! Ah, ci siamo, il primo grande ospite sta arrivando. Abbiamo Emi! Come stai? Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Averti qui. Eccolo qua, mio fratellino, la rete. Mica, ma che l'avevo organizzato? Cioè, cazzo, mi sono sentito adesso. Come mai Ruzza Watch Day? Cioè, un amico, che cazzo mi dici? Un amico. Una profonda amicizia. Anche se era una rottura di palle, tipo un battesimo, ci andavi. Che orologio hai comprato da Lorenzo? Ah, uno solo, ok. Un grande orologio. Attenzione, Grande orologio. Bello, bello. Hai la passione per gli orologi? Sì. Sfrenata. Quanti ne hai in collezione? Maleducazione dire. Dai. Un pochino. Poi dai, cazzo vuoi? Un pochino. Ma quelli che ce l'hanno con Ruzza, ma come fate a farlo? E tanti, purtroppo tanti. Però sono sempre lì. Anche quelli a cui sto sul cazzo sono lì fuori, fidati. Esatto. Complimentissimi comunque. Grazie. Benvenuto a Ruzza. Grazie, complimenti a...
no perdi tempo. I detti quali sono? Io... Dai, quelli di Ruzza, cazzo, sono famosissimi, sei qua apposta. No, noi ripartiamo. Io sono lui. Lui? Sì, allora, lui. Vieni, vieni, vieni qua, vieni con me, vieni con me. Allora, riprendi Cinzia. Riprendi Cinzia, lei è la forza del Ruzza brand. Cinzia, saluta gli spettatori di Gurlandia. Dai, posso due domande al volo, dai. Dai, al volo, non ti vergognare. Quanto tempo è che lavori per Lorenzo? Cosa fai per Lorenzo? Fatture, ricevute. Contabilità? Sì, praticamente sì. Immagino ne fai tante di fatture. Abbastanza, beh. Grande Cinzia, grande, brava. Stai spiando. Sì, stai... sempre, ma io la notte anche, quindi fai attenzione che io ogni tanto... Per chi non lo sapesse, semplicemente domenica, dai, cioè... Racconta, cosa fai? Dillo te. Recensisco podcast, sostanzialmente, okay. Quindi ho più volte parlato di Gurulandia. Com'è Gurulandia, secondo te? Allora, è partito così, gli ospiti, una bomba, però devo dire, miglioramenti, io te l'ho detto, alti e bassi. Nella top 10 Italia, dove lo piazzi? Top 10 Italia attualmente? Quinto. Quinto, ok, il primo, dai, a questo punto facciamo la classifica personale di Domenico, ok? Dai, facciamola. Partiamo, quinto posto Gurulandia, facciamo top 5. Quinto posto Gurulandia. Quarto posto. Quarto posto solo perché è iniziato adesso, 2046. Ok, ci sta. Terzo posto. Terzo per Muschio, per i vecchi fasti, anche se adesso un pochino... Malino. Quindi un grande calo adesso per Muschio. Un grande, grande calo. Secondo me poteva far molto meglio. Non so se si riprende. Se Surri riprende a essere costante, secondo me qualcosa si può fare. Okay. Secondo posto. Gazzoli, Basement, perché fa due ospiti della Madonna a settimana, si può dire, non so. Primo posto, ovviamente. Primo posto, One More Time, ragazzi. Inamovibile. Non c'è storia, per me non vabbè, c'è ci sta, lo comprendiamo e posso dire... Anche secondo me, anche dai, secondo me. No, non sono d'accordo sul secondo, ma sul primo. Perché sul secondo? Perché c'è Gurulandia al secondo posto. Innanzitutto qual è la tua mansione? No, via. Compro solo da me. Mio amico, cappelli, compro solo da me. Fallo vedere. Studente della Marco Cappelli Academy, numero uno. Posso parlare io col papà? Vai. Scusi, salve, Gurulandia, buongiorno. Buongiorno. Mi devi dire al volo una parola, un aggettivo per descrivere il quartier. Aggettivo al volo. Raffinatezza? Possiamo vedere Lorenzo che è un cavallo impazzito. Guardate, inquadratelo. Guarda, si sta incazzando. È un cavallo impazzito in questo momento, non sa più cosa. Allora, ci sono delle regole. Se io non seguo delle regole, poi mi girano i coglioni. Se non vengono seguite le regole che dico io. E poi divento cattivo. Mi incazzo. Chi non è dello staff deve andare fuori dai coglioni. Io non me ne vado, Lorenzo. Io resto qui. No, io non me ne vado, io resto qui. E diamo il benvenuto a Andrea. Come stai, Andrea? La parte più difficile è stata l'entrata. Ce l'hai fatto però. Di traverso. Di traverso? Sì. Come mai a Ruzza Watch Day? Che legame hai con Lorenzo? Sei amico o sei cliente? No, in realtà non sono cliente, non sono ancora cliente, però conosco Lorenzo anche perché l'ascesa che ha avuto dal punto di vista imprenditoriale è pazzesca. Cioè pensare che lui veramente dal nulla sia riuscito a realizzare una cosa del genere e tra l'altro in pochissimo tempo e tra l'altro in un settore che all'inizio non era il suo. Io mi ricordo quando sei venuto intervistato a Gurulandia avevi un Daytona Platino meraviglioso che è sempre qui. Penso sia uno degli orologi più belli mai fatti. È il tuo orologio preferito? Sì. Non ho una vastissima collezione, sono appassionato, non sono un grande intenditore, mi è sempre piaciuto comunque Rolex, per il fatto che comunque per l'ambiente che vivo io, essendo un ambiente sportivo, è quello che secondo me si mischia meglio. Però mi piacerebbe avere una grande collezione, ma purtroppo è una cosa abbastanza impegnativa. Ultima domanda, poi ti lascio andare, promesso. Sogno nel cassetto, orologi parlando, hai un orologio a cui aspiri che vorresti avere prima o poi, oppure no, non lo so, chiedo. Se sei amante Rolex, Paul Newman. Paul Newman. Vero Paul Newman. Ragazzi, ce l'avete fatta? Prime sensazioni? Dopo tante ore. Quanto è che aspetti?
dalle 8 di mattina. Dai, ci sei, dai. Ci sei. La sensazione in questo momento? Sei contenta, sei euforica? Ma guarda, in realtà sono qua per venirmi a prendere il mio Ruzza Watch e tornare. Di diritto. E tornare. Meno, ti abbiamo sentito mettere tutti in riga pochi secondi fa. Ci vuole un po' di educazione, dico quello. Ecco, esatto, era proprio quello il punto. Severità, severo, ma con eleganza, educazione. Con buon senso. Ma senti una cosa, così al volo, siamo pronti al delirio? Secondo te è tutto sotto controllo? C'è qualche rischio? Nonostante io faccia parte della sicurezza e dell'ordine, io vorrei farli urlare. Appena ho occasione... Cioè, mi stai dicendo, se te non fossi qua oggi a lavorare, saresti un ruzza guy. Sarei quello che viene cacciato dalla fila perché fa... Conosco i miei polli, diciamo. Ciao! Come stai? Bene, tutto a posto? Ciao, benvenuti al Ruzza Watch Day. C'è un attimo di... Siamo ritrovati con tanta gente qui dentro, però lui è il numero uno comunque. Super Mario è il numero uno. Riprendi Super Mario? Praticamente qua per l'area VIP serviamo dei gin tonic tailor made. Diciamo, in un mondo che va avanti, la costruzione di un drink su misura, sulla persona, è molto figo, Marco. E poi noi andremo a mettere un velluto sopra dove, di bergamotto, dove appoggeremo queste che sono ostie edibili. Il corpo di Cristo. Chiaramente, però, oggi fatte con l'immagine di Lorenzo. Ok, vediamo, è ufficialmente cominciato il concorso, quindi adesso ci saranno le estrazioni, qualcuno può vincere il Ruzza Watch. Si è fatta attendere, l'abbiamo aspettata tutti, ma è arrivata il notaio. Buongiorno. Piacere. Simone. Piacere, Carmela. Come va? Come va? Bene, siamo venuti qua per assistere a questo magnifico evento. Tutto in regola per ora? C'è stato già qualche problematica? Tutto perfetto. Ok, ok. Comunque siamo tranquilli, lei a controllare? Siamo qua a controllare che tutto vada perfettamente. Grazie del lavoro svolto allora, grazie. Il tutto, ma è arrivato qualcuno. Andiamo a vedere chi è. È Fabrizio Corona, è arrivato. Lei l'ho già vista da qualche parte. Ma dov'è la scritta? La scritta? Guarda, dov'è la scritta? Ma cos'è questo microfono? Vieni. Cos'è questo microfono? Questa è Viva Gurulandia! Andiamo Fabio. Allora, il Ruzza Watch va in base al reddito. Tu sei un uomo ricco, bello, famoso, importante. Dammi 1.000 euro. Va bene, tieni. Attenzione. Allora, ma dov'è la telecamera? Dov'è la telecamera di Burulani? Dove sono? Chi sono? Ma tutte queste altre telecamere chi sono? Non lo so. Ma ieri ho visto un video che eri con Grimbo che ti ha rotto l'orologio. Con Grimbo. Ah sì, ma ha distrutto il Patek. Mi ha distrutto un Patek. Tieni, Fabri. Dai, levati sta merda. Vediamo sta merda, mettiamo il Ruzza Watch. Talismano del benessere. No. Vabbè, siccome io a Gurulandia dico anche delle cose serie. Eh? Siccome io a Gurulandia dico anche delle cose serie dal mio amico Marco Cappello, posso dire una roba seria? Qual è la telecamera? Questo. Tanto di cappello a quest'uomo e a quello che ha fatto, perché è veramente un grande imprenditore. Quindi tanto di cappello al mio amico. Grazie Fabri, poi questo detto serio. Da... Serio, lui fa un lavoro difficile da fare, dove incontri sicuramente tantissime persone poco affidabili. Ed è riuscito a dare affidabilità, a fare promozione, a creare un personaggio attraverso un personal branding giusto e a diventare il punto di riferimento a Milano per tutti quei VIP, quelle persone importanti di qualsiasi mondo, specialmente anche della musica rap, che hanno tantissimi soldi da spendere e di conseguenza attorno ha creato una grandissima massa di persone. Cioè la gente viene, quando raccatta 2-3 mila euro, viene a comprarsi un orologio da Ruzza per dire che sono diventato ricco.
Oggi venire da Ruzza vuol dire aver raggiunto uno status, punto. E chi fa i soldi? No, sto dicendo quello che penso. Ora ha fatto il passaggio di qualità, il salto, ha aperto un negozio serio. E secondo me la sua sfida oggi, come consiglio che gli do, sicuramente potrebbe aprire dei franchising, anche se in questo lavoro è un lavoro proprio troppo personalizzato, perché è lui che deve controllare gli orologi, è lui che deve guardare, cioè non può dedicare, cioè non è che insegna a fare un panino a un altro, è un'altra roba. La roba che deve fare è che questo momento di hype di questa gente che spende e compra orologi con tutti questi soldi passerà e si deve stabilizzare sulla borghesia e sui ricchi veri, che sono quelli che comprano gli orologi. Quindi per adesso è troppo di moda e deve far passare la moda e diventare radicale. Poesia! Aspetta, poesia. Io compro il sistema di orologio a Lorenzo, ma Lorenzo è uno che io gli do... Un cliente affezionato. Lorenzo ha un mio Patek, non è che gli ho dato firmami un documento, glielo lancio e dico sistemami il Patek, non è che lo puoi fare... Da quanto conosci Lorenzo te? Ma l'ho conosciuto, non siamo amici da tanto, però noi abbiamo una cosa, un paio d'anni, noi abbiamo una cosa che ci lega molto, che a differenza di tutti gli altri, lui è un po' più serio, lui è molto più serio di me, però siamo due persone veramente stacanoviste, dedite al lavoro. Lui è un uomo che lavora 12, 14, 16 ore al giorno, va a letto, fa riposo, si allena, la cultura della palestra. Io sono uguale. Cioè, a differenza degli altri, anche quelli che lavorano, che fanno i soldi e che vengono a spendere, non hanno la dedizione del lavoro che abbiamo noi. Lui ha la dedizione ed è una brava persona. Anche perché sennò a certi livelli non ci arrivi comunque. Ma no, poi rischi di cadere nella torre, cioè questo lavoro è un lavoro fatto di... Te l'ho spiegato un po' com'è la situazione, a lui lo salva la serietà e la dedizione al lavoro, quella che poi ha salvato a me in tutti questi anni. Bellissime parole per Lorenzo da parte di Fabrizio. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Le mie zone. River Piper. Vai. Cosa sta succedendo? È bellissimo. No, niente, io nessuno. Lei chi è? Allora, io ti dico solo una cosa. Io arrivo in un punto e te devono poi arrivare a me. Io sono un cliente abituale, ho comprato più di 2 milioni di euro di orologi. 2 milioni? Ma non li hai oggi? No, oggi ho Ruzza Watch. Okay. Certo. Okay. No, allora io ho comprato solo due orologi, ho fatto una volta un Daytona e l'altra volta mi ero preso semplicemente un Patek Philippe, ma una roba easy normale. Perché ride? Scusa, no ma ci stai, no, cioè assolutamente. Adesso io vedo che i ragazzi, cioè anche quelli che veramente andavano la sera e uscivano, non avevano un euro, adesso vogliono andarsi a comprare Rolex dalle storie di Ruz. Io, che non sapevo un cazzo di orologi, appena iniziato a guardare la storia di Ruz, ho detto, zio, voglio comprare sei orologi. No. Cioè adesso il tuo sogno è comprarti un orologio da Ruz. No, ma due, non uno, due cazzo. Te che guadagni un sacco di soldi, no? Che guadagni quanto guadagni? No, abbastanza per stare bene. Abbastanza per comprarti un orologio da Ruzza? Abbastanza per buttarne troppi. Quindi per comprarti un orologio da Ruzza? Ma io non sono un gran fan di orologi, purtroppo. Vabbè, ma li puoi buttare tutti con tutti. Li butto in puttane. Miglior Twitcher d'Italia in questo momento? ND9. Chi è? Vabbè, dai, Blur, mettiamolo. Grazie ragazzi, buon evento. E poi tanto ci rivediamo più tardi. Ci rivediamo più tardi, poi se riesci un attimo a dare veramente qualche cosetta da Ruzza a noi, magari un orologino, qualcosa. Ma non è il consulente di Ruzza? Cioè, che cazzo? Se puoi chiedere di ragazzi Ruzza Watch. Il Ruzza Watch è sottointeso. O poi c'è il Plus, il Rolex, anche uno scrauso da 12.000 manager. Euro. A Gurulandia abbiamo beccato il secondo ragazzo con il Ruzza Watch, esatto. L'unboxing lo andiamo a fare in questo preciso momento. Devo dire che mi è andato molto bene, perché mi è uscito bianco, quello che proprio volevo.
Ecco, raccontami un pochino com'è andata dentro, cosa hai dovuto fare? Ma semplicemente mi hanno indirizzato verso il bancone dove mi hanno detto che dovevo compilare un modulo e dove questo modulo mi richiedeva semplicemente le credenziali e poi da lì mi davano semplicemente Ruzza Watch. È stato facile. Perché eri uno dei primi, uno di quelli arrivati ieri. Esatto. Ma ascolta, dopo 24 ore non stop come queste, sì. Adesso casa. Adesso casa. Relax. E me lo godo. Adesso. YouTube. E via, e Gurulandia. Su Gurulandia. Bravo, bravo. Ehi signore, qua da ieri. Ma per il Ruzza Watch Day? Sì, ma certo. Sì, facciamo ma ha accompagnato a minorenni. Sì. Ok, so, però anche lei è una grandissima fan del ministro. Sì, okay. Ma certo. E lei è il figlio? Ah, il figlio sì, ok. Noi invece veniamo da Latina. Okay. Con il treno da stanotte alle 6 ripartiamo. Voi avete fatto tutta la notte con i figli qua? È una forma di idolo di quello che è, no? Esempio, no? Sono appassionati di orologi? Sì, sì. Voi vi piacciono gli orologi? Sì, sì. E avete qualcuno oppure no? Zero. Magari, Ruzza, il talismano del... Da ufficialmente 24 ore che sono qui, sono stanco come un operaio. Ma non sei andato a letto ieri sera? Ho dormito qui direttamente, sono sudato come un animale, però sono contento. Allora. Riposino, riposino, distrutto, corse, robe, un po' d'acqua, vero signora? Anche lei che ne pensa di Ruzza Watch? Personal trainer di Lorenzo. Eccoci qua. Ciao ragazzi, sono Marco di Coach e sono qui all'evento di Lori e si aspettava qualche persona, però c'è un pochino più di gente. Certo. Che certo. Insomma, vediamo. Quando c'è, frega? Ruzza! Grande ospite! È il tempo di farmi bere una roba, venite a rompere le palle. Federico! Come stai? Sei contento di essere qua? Ma mi fai bene, dai, dopo. Dai, no, dai, dai! Vabbè. Guardate l'orologio che ha al polso Fedez, e quello è un gran bel pezzo, eh? Un gran bel pezzo. Con un Richard Mille. C'è talmente tanta gente, talmente tanto entusiasmo. Ci rincontriamo dopo. Dove? Oh, ma dove eri? Grande, quando tu? Come stai? Bene, bene. Siamo al delirio. Siamo al delirio totale. Quindi sei qua a Ruzza Watch Day, qual è il tuo legame con Ruzza? Sei cliente, sei amico? Ci ho fatto un paio di transazioni, diciamo, e vabbè, lo reputo una persona, un opinion leader nel suo settore, e in più mi hanno invitato i ragazzi 3KDM che lavorano con lui. E Lollo Barocche e compagnia. Sei appassionato di orologi anche te, immagino? Diciamo, mi interessano, non sono uno spendaccione questo genere di... Quanto l'orologio conta nell'outfit poi in generale? In realtà poco, però comunque sia a livello di, sai... Menswear è un accessorio che non può mancare. Orologio preferito? Daytona Zenith. Daytona Zenith, bella scelta. Lorenzo è stato, Ruzza è stato bravissimo perché ha fatto un po' un effetto a cascata, quello che in inglese alle marche si chiama trickle down effect, quindi vendendo orologi di lusso da decine di migliaia di euro fino a centinaia di migliaia, è riuscito poi a dare la stessa forza a un suo orologio che è praticamente accessibile a tutti. Grazie mille. Te mi sembri per ora quello vestito meglio con l'outfit migliore di tutta la cazzo di line. Nulla togliere a voi ragazzi ovviamente, però possiamo inquadrare il ragazzo? Che orologio ha il polso? Citizen. Ok, miglior orologio per cena con amante? Per cena? Cena con amante? Miglior orologio per cena con amante? Tirami fuori un brand. Audemars. Miglior orologio per firma del contratto più importante della tua vita. Patek. Abbiamo scelto quello giusto, ragazzi, mi sa. E miglior orologio invece, anche se ce l'hai già anticipato, per il Ruzza Day. Ruzza Watch. Fresco di zona sta rubando un Ruzza Watch. L'ha preso. Qualche volta bisogna essere comunque onesti, quindi non l'ho preso. Grande, è il mio rispetto comunque. Ma te non è il mio, non me lo regali. Conosci Gurulandia?
Conosci Gurulandia? No. Non conosci Gurulandia? No. Ah. È il podcast più fresco d'Italia. Più fresco, no. Conosci, se non, allora, ti sei giocato Ruzza Watch, mi dispiace. È arrivato Steven Basalari. Come stai? Bene, tu come stai? Alla grande, alla grande. Un piacere averti qui. Come mai Ruzza Watch Day? Lorenzo, il ministro, ha chiamato e Steve risponde. Qual è la chiave del successo di Ruzza in questo caso? Ne parlavo prima anche con dei miei amici. Sto molto bravo, Lorenzo. Ovviamente come me, come tu hai citato, nel marketing lui si è infilato in modo super verticale su un settore che è quello degli orologi ed è stato il primo forse a farlo in Italia in questo modo. Quindi lui comprava e rivendeva orologi, non faceva nulla di eccezionale, eppure nel modo in cui l'ha fatto lui, nella comunicazione sua, ha creato una cosa che alla fine oggi Ruzza è un punto di riferimento per tutti quelli che ci provano. La top 5 tra Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille e Ruzza Watch. Vai. Beh, Ruzza Watch primo posto. Patek Philippe. Gusto personale, eh? Certo, gusto personale. Rolex, Audemars Piguet e Richard Mille. Richard Mille. Prova a indovinare la top 5 di Steven. Mi ha detto scegli tre. Ok, Ruzza Watch, Rolex, Audemars Piguet, Patek e Richard Mille. Richard Mille. Allora, primo posto, siamo al primo. Primo posto Ruzza Watch, giusto. Secondo posto Patek, giusto. Terzo posto Rolex, giusto. Quarto posto Richard Mille. Audemars Piguet. No, però ci sta. Mi dai anche la tua, non te l'ho chiesto. È Richard Mille al primo posto. Secondo posto Patek, anche se su alcuni modelli metterei a pari passo. Terzo posto Audemars Piguet, quarto posto Rolex, quinto posto se io dovessi scegliere tra avere un cliente che mi spende mezzo milione di euro al mese piuttosto che un cliente che mi spende 10.000 euro, io scelgo il cliente da 10.000 euro, perché quello è continuo, è un rebill, quindi è una rendita continua, mentre tutto il resto è un surplus, per cui non me ne fotto un cazzo. Allora, questo ragionamento è lo stesso che faccio anche io ai miei PR del locale. Dico, piuttosto che prendere un cliente, spolparlo di 5.000 euro, fatelo venire tutti i sabati a 1.000 euro, preferisco averlo sempre fisso col tavolo occupato. Qual è la forza di Lorenzo secondo te? Ci ha dato un sacco di soldi. Mi hanno chiesto come hai fatto a radunare tutta sta gente. Gli ho detto che ci hai dato un sacco di soldi. Ho pagato tutti. Ma aspetta, ti faccio vedere il mio rientro. Non è vero, scherzi a parte. Diciamo che io dico sempre che Lorenzo è un genio del marketing. Prima di tutto è un amico. In famiglia sono tutti affezionati da mio padre e mia madre. Quindi conosci Lorenzo già da tempo? Da qualche anno, però diciamo che abbiamo condiviso più cose. Secondi con Marco Cappelli. Gurulandia o muschio selvaggio? Gurulandia. Gurulandia o la zanzara? Gurulandia. Puntata preferita registrata? Massimo Cecchettini. Ospite che vorresti portare e che non hai ancora portato? Silvio Berlusconi, ma non è possibile. Ti dico Ferrero. Podcast o corsi? Podcast. Ricco famoso o ricco sconosciuto? È ricco sconosciuto. Elon Musk o Jeff Bezos? Elon Musk. Tesla o Porsche? Porsche. Mi hai risposto prima, ma Berlusconi o Briatore? Berlusconi. Allora, adesso ti faccio una serie di... Faresti un podcast con Orietta Berti o Loredana Bertè? Loredana Bertè. Paolo Bonolis o Gerry Scotti? Paolo Bonolis. Totti o Cassano? Totti. Conor McGregor o Logan Paul? Conor McGregor. Blur o Ciccio Gamer? Blur. Saviano o Selvaggio Lucarelli? Selvaggio Lucarelli. Cocktail con Annalisa o serata con Emma Marrone? Cocktail con Annalisa. Ospite a Muschio Selvaggio o One More Time? A Muschio Selvaggio. Ah sì? Però posso, non posso motivare? No, Muschio Selvaggio di prima, ad oggi One More Time. Ah, quindi è meglio prima. Sì, sì, okay. Sì. I podcast sono meglio della TV? Sono la TV ormai, secondo me. Apposta. Ah, ci siamo, sono esattamente le 6.40, il concorso sta continuando ad andare avanti. Chiedo, come sta procedendo? Com'è andata la giornata finora? Tutto bene, tutto bene. Quante persone hanno vinto? Abbastanza. Più o meno? Una buona percentuale, una trentina direi. E quanti sono le vincite totali? Le vincite totali parecchie. Okay. Posso provare anch'io? Me lo aprite per me?
Così? Non ho vinto questa voce, va bene, meglio così perché è giusto che... Andiamo un attimo fuori a vedere com'è la situazione. Allora Max, che ci fai qui? Come, sono venuto a salutare Lorenzo. Come, ma vedere un attimo l'orologio che hai preso? No, questo è un po' scarso. Ma l'hai preso da Lorenzo? Sì, sì, sì. Orologio o figa, cosa preferisci? Cazzo di domanda. Qual è la chiave del successo di Ruzza, secondo te? Beh, che è simpatico e sa... Ho capito, tanti sono simpatici, no, però... Ma sa porsi anche con le persone. Non tutti sanno come porsi con le persone, una cosa che nessuno sa. Grande Max. Dunque, essere empatici. Quindi, raga, se volete essere Ruzza, basta essere empatici, essenzialmente. Genio del marketing. Genio del marketing, certo, però per avere le persone vicine non c'entra essere genio del marketing, devi anche creare un rapporto con le persone. Chiaro, assolutamente. No, vendi e basta. Certo, certo. Ma secondo te, una persona come me, la regola della L è vera o non è vera? Allora, ma io so che c'è un porno attore tipo te, ma non so se porno attore tipo che fa OnlyFans, che guadagna tantissimi soldi. È seguitissimo, quindi secondo me potresti... Quindi la dici sì o no alla regola della L? Secondo me sì. Podcast preferito? Ovviamente Gurulandia. Gurulandia o Muschio Selvaggio? Gurulandia. Gurulandia o One More Time? Gurulandia. Gurulandia o Passa dal Basement? Passa... Gurulandia. Cioè no, volevo dirti il nome. No, mi raccomando. Gurulandia. Mi raccomando. Ruzza Watch o Rolex? Ruzza Watch. Ruzza Watch o Patek Philippe? Ruzza Watch. Sesso o soldi? Samba. È arrivata addirittura la polizia. Sta succedendo di tutto oggi. È arrivata anche la polizia perché, e non so come mai, vedo Lorenzo. Lorenzo, sto parlando con la pula. Signori, come mai... No, niente. No, non scappate tutti. C'è una rissa in corso. Un ciclista si è arrabbiato. Voi ragazzi avete visto cosa è successo? Sono arrivato tardi. Praticamente lui è arrivato, ha iniziato a rompere. Sì, ha iniziato a rompere dicendo che questa è zona pubblica, suolo pubblico e quindi non ci può essere tutta questa gente. Non si può fare troppo casino. Un classico ciclista, diciamo. Sì, un classico ciclista. Poi ha anche tipo la visiera, sembra un astronauta. Comunque non è, non, alle mani non sono arrivati. No. Le mani c'erano quasi, ma non sono arrivati. C'erano quasi. La spinta. Ha fatto la sua mossa. Niente, ragazzo, ha fatto la sua mossa speciale, le ha buttato il cappellino come se fosse un gammalanza. L'altro si è arrabbiato, volevano chiamare Fabrizio Corona, ma era dentro. Poi sono andato a farsi un giro, a fumarsi una canna, che dopo tornava a fare ancora l'incazzato. È incredibile, è una dichiarazione forte quella del nostro amico. Siamo su GTA. Ok, ottimo. Spiegami un attimo cosa è successo. Sono arrivato tardi, ma non ho visto la scena. Eravamo vicini a una rissa. Eravamo vicino a una rissa, ma siamo tutti persone adulte, con i troll basta ignorarli. Quindi te sei il supereroe della giornata, hai salvato la situazione. Mentre mi andava vicino a me le ginocchia tremavano, devo essere onesto. Però se mi dava la craniata mi alzavo, lo ammazzavo. No, non è vero, non si fa, è vero. Ricordatevi, la rissa è colpa di tutti. Come hai risolto la situazione però? Non lo so manco io. Ma ce l'hai fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Grande, un applauso al supereroe. Che è successo, Ron? Ragazzi, un disastro. Pensavo di rischiare la vita, ragazzi. Non sto scherzando. È arrivato un tizio con un casco nero che ci riprendeva. L'abbiamo chiamato la polizia, però poi è scappato. Forse ha visto me, dice, Lollo Barocco, che allora... Ma io penso proprio che sia andata così. Gli altri dicono che è perché ha visto Lollo Barocco. Ma che secondo me è ovvio, cioè non vedo altri motivi. No, perché alcuni dicono la pistola della guardia, ma io dico... Ma che cazzo pistola? Cioè, pistola fa una sede. Fa, no. Lollo Barocco era... Infatti adesso devo chiedere un incentivo a Ruzza per questa gestione e per averci rimesso la vita, ragazzi. Adesso devo andare. Buona fortuna, ragazzi, buona fortuna. Buona fortuna. Ne manca uno. Sì, no, non sei con noi. Signora, buona fortuna,
Mi dia 5. Dai! Buona fortuna. Qual è il tuo rapporto con Ruzza? Sei cliente o proprio un amico? Vabbè, Ruzza lo conosco da tanti anni. Addirittura una volta ci siamo visti di notte che lavorava come carro attrezzi. Quindi davvero è stato un super revival vedere che scalata che ha fatto ed è la cosa più bella, al di là dell'evento fighissimo. Ogni cosa che tira fuori ormai è un cult. Il fatto proprio che scalata è riuscito a fare un ragazzo davvero che è partito dal niente, si è costruito un impero, questa cosa l'apprezzo tanto e poi è rimasto comunque sempre il simpaticone, il ragazzo semplice che vediamo anche sui social. Senti, te sei appassionato di orologi? Sì. Hai una bella collezione in casa? Ma ho una discreta collezione, non diciamo come ho visto a volte anche alcuni miei colleghi. Incredibile, però ho la mia collezione, ma ti dico che comunque il Ruzza Watch è quello che quando sono in giro mi fanno più complimenti per quello che magari per un bel Rolex. Ultimissima domanda, poi non ti disturbo più, ti lascio andare. L'orologio, qual è il tuo sogno nel cassetto come orologio? Qualcosa ti piacerebbe assolutamente avere un giorno? Se già lo hai, bene, altrimenti non so. Beh, guarda, che ce lo avevo e poi cambiandolo, sai che a volte può succedere per prenderne un altro, tipo così, e proprio il Rolex con il quadrante verde che l'avevano fatto tipo in serie limitata per, non mi ricordo se per i 60 anni e quant'altro, quello lo vorrei riavere. Poi in generale si può sognare anche molto, molto, molto più in alto, ma quello è proprio una chicca perché lo avevo e lo vorrei riavere, ma lì poi mi aiuta Lorenzo, lo troviamo. Grazie mille Moreno, goditi l'evento. Grazie. Ma è Ruzza Watch Day? Perché tu sei il numero uno, volevo venire a conoscerti. Ah, quindi sei qua per me, non per me. Sì. È un bellissimo pezzo. 9 Tiffany. La particolarità è proprio perché ha la scritta Tiffany & Co., fatto solo per il mercato americano, in questo caso di New York, proprio specificatamente per Tiffany. Prezzo, se tu lo dovessi rivendere adesso? Sui 250. 250.000 euro. Allora, sono le 8 e sono riuscito a accontentare tutti. Sono soddisfatto perché la mia preoccupazione, sai qual era? Era quella di non riuscire a soddisfare tutti. Ce l'abbiamo fatta. No, evento riuscito alla perfezione. Sono contentissimo. Grazie per chiunque qui, un applausino a Lorenzo Ruzza. Da solo. Evento meraviglioso. Grande. Con la partecipazione, la partnership del mio amico Marco Cappelli. No, sei fatto tutto, sei fatto tutto. Gurulandia. Numero uno, podcast migliore d'Italia. Io direi di concludere. Allora, concludiamo la puntata con il sacro decalogo. Sacro decalogo del ruzzanesimo. No, perdi tempo, non incontro nelle ore di Uteggi, questo è deluso. No, zinghi, no, sputapalline. Sapete quali sono gli sputapalline? No. Sputapalline, sapete come dice? Corso Como! No, Corso Como vanno dietro, fanno. Dicono, pss, pss, pss. Quelli sono gli sputapalline. Quelli sputapalline che hanno in bocca la pallina, okay. Poi mandano giù. No, sputapalline, non scambio con suocere, non scambio con carte Pokémon, no Bitcoin, no centi strani, barra dubbi, no fuffaguru, dubaini, dubaresi, no reddito di cittadinanza, no clown, barra pagliacci o simili, no presidenti da subito.it, no scappati di casa, no editori di foto, no editori di corsi, no cash, no cambiali, no segni posatati, no buoni fruttiferi, no scambio con vespe, no scambio con carte postpay gialle e blu, ma sì alle evolution nere, no indecisi, no curiosi, no finti sceicchi vestiti da arabi, di conseguenza no arabi vestiti da finti sceicchi, no finti sultani dell'uomo, no, finti ricchi travestiti da ricchi. Bravo Ruzza! Grande. E da Gurulandia è tutto. Da Ruzza Watch Day è tutto. Ruzza, guarda la camera lì. Da Ruzza Watch Day per oggi è tutto. Puntata incredibile. Qua esce un contenuto della Madonna. Della Madonna.